Ciao a tutti e a tutte! Oggi vi parlo di Il libro del mare o come andare a pesca di uno squalo gigante con un piccolo gommone sul vasto mare di Morten A. Stroksnes, edito da Hyperborea, con un prezzo di copertina di 17,50€. Il libro del mare narra la storia di due amici, Morten A. Stroksnes e Hugo, un artista pescatore, che insieme con un piccolo gommone partono per andare a caccia dello squalo della Groenlandia, che è il vertebrato più longevo del pianeta, che si trova nelle profondità del mare delle isole Lofoten. Si tratta di un libro molto interessante che è ricco di nozioni tecniche e scientifiche sul mondo marino. Infatti è per questo che io non definisco Il libro del mare un semplice libro, ma un docu-libro, una specie di documentario fatto a libro. Fin dalle prime righe, infatti, mi sembrava di essere immersa in un documentario della National Geographic. Si vede che l'autore, prima di scrivere questo libro, si è informato molto e assolutamente si vede che ha vissuto molte delle esperienze che lui ha narrato in questo libro. Il libro del mare, secondo me, oltre ad essere una sorta di documentario, è anche una grandissima fonte di riflessione. E a questo proposito, a proposito della riflessione, vorrei leggervi un passo che ho sottolineato all'interno di questo libro. Oggi scompaiono specie a un ritmo così veloce che è paragonabile all'estensione di massa che uccide tutti i dinosauri nel giro di poche centinaia di anni. Le cause sono la perdita dell'habitat, l'introduzione di specie strane, il riscaldamento globale e l'acidificazione del mare. Questo libro secondo me quindi è stata, non secondo me, ma per me è stata una meravigliosa scoperta. Quindi io vi consiglio di fare come me e di immergervi nelle acque delle isole Lofoten. Bene ragazzi, quindi questa era la breve recensione del libro del mare di Morten A. Stroksnes, spero che vi sia piaciuto questo video. Come sempre vi ricordo che trovate il libro linkato ad Amazon qui sotto nelle info box, perché sono affiliata appunto ad Amazon, e trovate come sempre tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi trovate il blog, la pagina Facebook, il gruppo Facebook, Twitter, Instagram e Goodreads. Detto questo, noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!